Torna un appuntamento storico per la città di Como, il Palio del Baradello, giunto alla 38ª edizione. Saranno 10 i borghi e i comuni che si sfideranno per la conquista del drappo, dipinto quest'anno dalla pittrice Nicoletta Brenna. Il palio inizierà il 30 agosto per concludersi il 22 settembre con il pomeriggio dedicato alle famiglie. Il 16 settembre ci sarà il grande corteo storico che attraverserà le strade della città. Tante le novità di questa edizione. Abbiamo pensato a una gara per sole donne, comincio subito dalle donne, una gara delle lavandere dove praticamente chi una volta andava a lavare i panni in Sant'Agostino riproverà questa emozione, perché ci saranno delle carriole con sopra un cesto dei panni e queste donne dovranno correre per lavare i panni, per prendere la postazione. Chi arriva prima naturalmente vincerà. Questa gara verrà ambientata a Sant'Agostino, che è il luogo proprio dove una volta tutti andavano a lavare i panni. E poi abbiamo introdotto una novità per la sfilata storica, ossia cominceremo da quest'anno a introdurre dei figuranti che rappresenteranno le famiglie storiche più antiche, quindi il nostro periodo è il 1159, e da quest'anno cominceranno a sfilare la famiglia Del Pero e la famiglia Rusca o Rusconi, insomma. Quindi, e abbiamo collegato questa cosa anche al momento culturale fatto in collaborazione dall'Associazione Archeologica Comense, dove si visiteranno, si guarderanno le dimore storiche e gli stemmi delle nostre famiglie comasche di una volta. La 38ª edizione non è ancora iniziata, ma si pensa già al futuro. L'idea che ho lanciato oggi e che mi appassiona da un po' di tempo è di fare un palio dei bambini, quindi cominciare l'anno prossimo a coinvolgere le scuole, coinvolgere i bambini sia da un punto di vista di storia, quindi il Medioevo, ma divertendo i ragazzi, e poi avvicinarli al palio e quindi farli sfilare.